Ciao a tutti, buona giornata, vi consiglio di provare una tazza di tè vicino alle finestre e fare un respiro profondo per sentire la giornata. Oggi è martedì 19 ottobre 2021. Che presagi hai oggi? Scopriamolo insieme per sapere. Oroscopo Paolo Fox. Oroscopo Cancro. Tsunami tra progetti e fantasie. Pigroni dello zodiaco. Forse di primo mattino, ancora coccolati dalla luna acquatica e dolce, ma poi, col passaggio della bianca signora allo zenith, cambiate registro e vi date una mossa subitanea. Presagite che qualcosa sta cambiando, se in meglio o in peggio dipende dalle vostre capacità di adattamento. Tutto sembra a portata di mano e invece no, basta sbagliare una mossa per complicare un po' le cose o far tardare una soluzione. Opportunità professionali da cogliere al volo, la fortuna arriva a chi osa, ma non bussa mai due volte, sappiatevi regolare. L'umore cambia a getto continuo, come una goccia d'acqua riflettete i colori dell'ambiente intorno a voi. Tentazioni nella coppia per rivali o per ex partner che si riaffacciano alla ribalta, qualcuno potrebbe attirare presto la vostra attenzione e tentarvi. I single incontreranno persone interessanti ma nel mentre potrebbero essere attratti da altri. Affronterete tutto, oggi, con molta energia, una luna splendente nel vostro cielo più che mai vi influenzerà positivamente inducendovi a essere velici, pratici e soprattutto concreti in tutto ciò che farete. Chi vive una relazione clandestina oggi dovrebbe fare particolare attenzione alla sua voglia di gridarlo al mondo intero. In amore cercate soprattutto la chiarezza, e prima di tutto con voi stessi. Negli ultimi tempi la confusione si è fatta strada e oggi potreste vivere qualche situazione non proprio tranquillamente. Fate attenzione nel manipolare elettrodomestici e apparecchi elettrici in genere, siate prudenti e metteteci sempre tanta attenzione. Non abbiate fretta nel concludere una questione che per voi è sì importante, ma ricordate che la fretta è cattiva consigliera. Non trascurare la salute. Riposa di più. Cerca di seguire una dieta più sana. Stanchezza. Energie basse. Evita di alzare oggetti pesanti. Ottime possibilità in amore per i nati di domenica e martedì. Per gli altri l'amore procede con un buon margine di soddisfazione. Solo i nati di venerdì oggi avranno qualche pena d'amore. Guardate con slancio al futuro. Non tutto è compromesso ed avete energie a sufficienza per rigenerarvi. Fate vostro il motto potere è volere. Vi mancano pazienza e costanza in questo periodo, siete piuttosto agitati o perlomeno vi sentite una strana inquietudine dentro. Cercate di distrarvi reglandovi qualche ora di svago o di relax. In questa giornata dovreste esplorare il vostro lato creativo in quanto vi sarà molto di aiuto in un vostro affare che altrimenti naufragherà. Qualche responsabilità in più non potrebbe farvi che bene, oltre a potervi apportare enormi vantaggi, sia per voi che per la vostra famiglia. Non abbiate paura dei vostri sentimenti, esprimeteli senza riserve, poiché in molti avrebbero bisogno della vostra sincerità. Un pizzico di spontaneità favorirà il nascere di nuove amicizie o di un promettente amore. Profilo di questa giornata di metà ottobre con aspetti alternativamente positivi e negativi. Buona la vita familiare e ottimi contatti amichevoli, anche perché siete in una fase di particolare simpatia e affabilità. In ambito pubblico lavorare e riprendere la normale attività non vi è facile, anche se, in realtà, voi desiderereste un relax assoluto, avete Luna, Sole, Plutone, Mercurio e Marte che vi remano tutti contro. In palestra cercate di non affaticarvi troppo e mantenetevi su esercizi soft. Vi aspetta una giornata impegnativa. Dovrete affrontare qualche ostacolo soprattutto sentimentale, di recente avete avuto uno scontro di troppo con la vostra dolce metà e non gliel'avete ancora perdonato. Non rimuginate troppo e non serbate rancore, la vita è troppo breve. Prima di aprire bocca però ragionate bene. Ti sei svegliato con la voglia di creare, che trasformerà quella di oggi in una giornata speciale. Le tue intenzioni, tuttavia, potrebbero essere sviate da alcune circostanze incontrollabili. Forse il tuo capo ti darà un incarico supplementare, o probabilmente dovrai dedicarti a una mansione non troppo interessante, anziché poterti esprimere in tutta libertà. Ci sono persone che credono fortemente in voi e nelle vostre potenzialità, che vi affiderebbero anche ciò che hanno di più caro.
Per questa ragione, nella giornata di oggi, dovrete essere onesti con loro e rivelare anche le vostre debolezze, in modo che essi possano decidere se credere in voi anche questa volta. Non dovete convincerli di nulla, dovranno essere loro a scegliervi. Non prendetevi troppe responsabilità che non vi competono, se se la vorranno cavare da soli. Meglio tenervi a distanza di sicurezza, oggi che avete la luna imbronciata allo zenith in quadratura. Vorreste cambiare tutto, dal partner al colore di capelli, ma non trovate la forza nemmeno per dirlo. Amore ed Eros, arrabbiati col partner, oggi lo considerate pachidermico, a corto di idee, lento nell'azione. Visuale distorta, siete voi ad andare fortissimo, a una velocità assolutamente proibitiva. Le stelle di oggi ti doneranno un erotismo intenso e raffinato, splendida sarà l'intesa sessuale con il partner di sempre. Verso sera, soprattutto se hai l'ascendente in acquario, la fiamma del desiderio si accenderà più forte che mai. La luna vi tiene sotto esame, e quindi sotto pressione, specie se siete nati dal 30 di giugno al 9 di luglio, obbligati a una valutazione severa dei rapporti di lunga durata, esposti al rischio di crisi. Alcuni cancerini decidono di stare in stand-by, altri sono costretti a rivedere il rapporto su nuove basi e diverse responsabilità. Per fortuna un luminoso Nettuno donerà loro lo slancio ottimistico e la lungimiranza necessari per agire nel loro vantaggio e, soprattutto, li aiuterà a non compiere passi falsi. Lavoro e denaro, prospettive di cambiamento sempre più vicine e realistiche. Purtroppo non siete voi a caldeggiarli, vi capitano tra capo e collo, piovuti dal cielo. Apprensione per il futuro che temete di non saper dominare. Ti sentirai oppresso dagli impegni incessanti e desidererai prenderti una pausa. Dovrai però pazientare e cercare di portare avanti il più possibile il tuo lavoro. I nati nella seconda decade potranno vivere una giornata lavorativa favorevole alle trattative o allargare gli orizzonti con possibilità di importanti cambiamenti. Urano nel segno del Toro vi prepara un contatto con la quotidianità del lavoro molto sereno. Riprendete l'abituale attività con il piacere di realizzare e di concludere ciò che avevate lasciato in sospeso, specie se siete della seconda decade. Benessere, emicrania dovuta alla tensione. Occhio alla pressione, non cercate il litigio e se vi provocano cambiate aria. Colori frenanti verde e giallo canarino, quarzo citrino a contatto con la pelle per razionalizzare la tensione. Con alcuni pianeti in segni poco amici, la forma non sarà male, anche se non molto appariscente, pazientate ancora un po' e tornerete in forma. Vi lamenterete anche di qualche leggera emicrania di origine psicosomatica che combatterete prontamente assumendo valeriana o descolzia. Per lei, se al lavoro ci andate in bici, oggi occorre fare più attenzione. Prudenza anche con le parole, la collega tanto amicona fa tesoro dei vostri segreti per strapparvi la gratifica. Per lui, la donna dei vostri sogni è geniale, stravagante e innovativa. Ma con un codazzo di fans lei non aspetta. Oggi o mai più. Colore delle emozioni, giallo fluo. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8. Attività, 8. Finanze, 5. Benessere, 6. Grazie per aver guardato i miei video, ci vediamo nei prossimi video.